Buongiorno, sono Maurizio Gallieni, nefrologo del Dipartimento DIBIC Ospedale Sacco dell'Università di Milano. La mia presentazione sarà introduttiva all'argomento e in effetti cercherò di chiarire come il lupus eritematoso sistemico di fatto è una patologia che coinvolge molti organi e per questo il mio titolo parla di patologia proteiforme. E anche l'espressione della malattia può avere gradi di gravità molto differenti. Cominciamo a definire il lupus come patologia proteiforme. Sebbene oggi focalizzeremo la nostra attenzione sul lupus eritematoso sistemico, il termine lupus è utilizzato in modo più ampio e comprende anche il lupus discoide, che è anche denominato lupus cutaneo cronico, i cui sintomi sono in genere limitati a lesioni cutanee della testa e del collo. C'è anche un'altra categoria intermedia che è il lupus indotto da farmaci, che a volte viene considerato come ambito eziologico dell'ES, ma può essere anche considerato un'entità separata. La caratteristica importante del lupus indotto da farmaci è che tende a regredire, al momento dell'identificazione e alla sospensione dei farmaci alla base della patologia. Il LES è una patologia sistemica, colpisce cute, articolazioni e molti organi interni, è una patologia cronica, autoimmune, è caratterizzata da una disregolazione del sistema immunitario che conduce alla produzione di diversi autoanticorpi, tra i quali risultano sempre presenti gli anticorpi antinucleo. Facciamo alcuni cenni epidemiologici. Il 90% dei pazienti è rappresentato da donne in età fertile. La prevalenza è di 30-50 casi per 100.000 e l'incidenza è maggiore nei soggetti di colore, negli asiatici e negli ispanici. Questa figura deriva da una bella review pubblicata circa 10 anni fa sul New England Journal of Medicine. E sintetizza la patogenesi dell'ES. Vediamo nella parte più alta che fattori genetici, ambientali, ormonali, epigenetici e immunoregolatori agiscono sequenzialmente o anche simultaneamente sul sistema immunitario. E l'azione, di questi fattori patogeni determina la generazione di autoanticorpi immunocomplessi, linfociti T autoreattivi e citochine infiammatorie che possono iniziare ed amplificare uno stato infiammatorio e danno a diversi organi, tra cui qui sono indicati i più comuni, ovvero i reni, la cute, i polmoni, il sistema nervoso centrale e il cuore. La disregolazione del sistema immunitario quindi è caratterizzata dalla produzione di autoanticorpi che determina l'attivazione della immunità sia innata che adattiva, la formazione di immunocomplessi sia in situ che circolanti e il mantenimento di uno stato proinfiammatorio. Questo poi si evolve verso la deposizione tussitale di immunocomplessi fissanti il complemento, un'attivazione della cascata complementare e una sostanzialmente automantenimento dello stato infiammatorio e quindi il danno d'organo. Il danno d'organo è comune, vedete in questa diapositiva pubblicata nel 2009, indica la percentuale di pazienti con danno d'organo nel decorso della malattia. E se prendiamo ad esempio i 5 anni dall'esordio della malattia, circa un terzo dei pazienti sviluppa danno d'organo e a 10 anni la metà dei pazienti sviluppa danno d'organo. Come si presenta clinicamente la malattia? Ci sono dei sintomi costituzionali, in genere anche aspecifici e difficili a volte da mettere in relazione con la malattia, come la febbre, l'astenia o il calo ponderale. Ci sono poi anomalie sierologiche, che naturalmente devono essere identificati con una richiesta mirata e quindi già con un sospetto clinico. Tra questi ricordo gli ANA, gli anti-double strand DNA, gli ENA, si osserva un consumo di complemento C3 e C4,
si osserva un aumento delle IgG e in generale una ipergammaglobulinemia. Questa diapositiva indica le manifestazioni cliniche del lupus. Vedete che sono moltissime le manifestazioni e gli organi colpiti e come vi ho accennato precedentemente sono sistema nervoso centrale, il sistema cardiovascolare polmonare, rene, il sistema riproduttivo. In particolare è rilevante il fatto che possono esserci delle complicazioni della gravidanza e anche degli aborti spontanei. Ci sono poi anomalie del sistema ematologico con anemia, trombocitopenia, leucopenia e anche fenomeni di trombosi. Ci sono alterazioni oculari e delle membrane mucose, gastrointestinali, muscoloscheletriche e le manifestazioni cutanee che sono molto importanti, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di fare la diagnosi della malattia. Queste manifestazioni cliniche non sono costanti o in progressivo peggioramento. La malattia è caratterizzata da un andamento remittente recidivante, oppure anche in alcuni casi con un andamento di tipo cronico attivo. In questa diapositiva viene, diciamo, sintetizzato facendo un esempio di come può essere l'attività di malattia in un singolo paziente. E vedete che c'è nella prima parte, in questi primi 2 anni e mezzo di follow-up, l'andamento remittente recidivante, in cui l'attività di malattia va su e giù. Può esserci un periodo diciamo, di quiescenza della malattia, in questo caso specifico circa 2 o 3 anni senza attività, e poi una riattivazione della malattia che però non ritorna a zero, ma resta cronica, e quindi questo è l'andamento cronico attivo. E secondo questa pubblicazione, l'andamento, il pattern cronico attivo rappresenta la percentuale maggiore di quello che si può osservare nei pazienti. Vedete che qua, rispetto alla percentuale pazienti hanno, l'andamento cronico attivo rappresenta quasi il 60% dei pazienti, mentre l'andamento remittente recidivante il 26%, e solo il 16% sono pazienti in fase di remissione di malattia. Quindi forse è più una malattia tipicamente cronica attiva che non remittente recidivante, almeno in termini percentuali. Importante ricordare che recentemente, nel 2019, è stato pubblicato questo lavoro che propone nuovi criteri di classificazione della malattia, e il lavoro è diciamo, stato prodotto da Euler e dall'American College of Rheumatology in maniera combinata. Vi propongo qui direi, tabella fondamentale dei nuovi criteri classificativi che nelle prossime diapositive guardiamo un pochettino più da vicino. Un concetto importantissimo di questi nuovi criteri classificativi è che la positività degli ANA uguale o superiore a 1,80 è un criterio fondamentale di ingresso per la classificazione del lupus. Se gli ANA non sono presenti, non si procede alla classificazione del paziente come un paziente con lupus. Se invece sono presenti, vanno applicati dei criteri aggiuntivi. Un altro concetto che è stato molto sottolineato è il fatto che un criterio, prima di essere attribuito al lupus, va considerato come anche secondario ad altre patologie o ad altre condizioni. Quindi il criterio va incluso nel calcolo che consente di classificare la malattia solo se non ci sono spiegazioni alternative più probabili. Il fatto che un criterio sia stato osservato almeno una volta, anche nel passato, è sufficiente per utilizzarlo. La malattia può essere classificata come lupus solo se c'è almeno un criterio
e un punteggio uguale o superiore a 10. E adesso andremo ad analizzare più in dettaglio quali sono questi criteri. Questo, vedete, è la tabella dei criteri classificativi, sono 10 domini e ci sono 21 criteri con un punteggio e all'interno di un singolo dominio si utilizza un solo punteggio, il più elevato. Ad esempio, nel caso del coinvolgimento delle sierose, se sono presenti sia una pleurite che una pericardite attiva, si utilizza solo il punteggio 6, che è quello diciamo più alto all'interno del singolo dominio. Alla fine si calcola lo score totale e si classifica il paziente come affetto da lupus se è presente uno score uguale o superiore a 10. Il primo autore della pubblicazione che abbiamo appena visto ha diciamo, pubblicato questo ulteriore lavoro più generale che ho trovato di interesse sulla classificazione, la diagnosi dell'ES. E riprende i domini e i criteri Euler-ACR, ma fa vedere in questa tabella che vi riporto come oltre ai criteri che abbiamo già visto di Euler-ACR ci sono altre caratteristiche che possono essere di interesse poi per una diagnosi più fine della tipologia di lupus. Ora, per motivi di tempo non guardiamo questi criteri uno per uno, ma è senz'altro una tabella utile da un punto di vista dell'inquadramento diagnostico. Molto brevemente voglio accennare anche il fatto che ci sono degli indici di attività del lupus. Quali sono gli obiettivi per cui questi indici sono stati sviluppati? Sostanzialmente tre. Uno è misurare l'attività di malattia, il secondo è identificare cambiamenti nel tempo dell'attività di malattia e questi cambiamenti sono caratterizzati soprattutto dai flare. E il terzo è di poter selezionare, in base a questi indici di attività, dei gruppi omogenei di pazienti con LES per la realizzazione di studi controllati. Questa è una tabella che riprende i principali indici di attività, tra cui quello forse più usato è lo SLEDAI 2K, che è la revisione fatta nel 2000. Di un indice che era già stato prodotto nel 1985. Quello che è molto caratteristico questo indice è che definisce l'attività di malattia negli ultimi 10 giorni. Da un punto di vista prognostico va notato che sicuramente rispetto agli esordi dello studio di questa patologia, in cui la mortalità era purtroppo molto elevata, si è osservato tra il 1950 e il 2000 un netto miglioramento del tasso di sopravvivenza. Vedete, nel caso del tasso di sopravvivenza a 10 anni, è migliorato dal 63 al 91%. Tuttavia, il problema prognostico resta. E in particolare la mortalità è 5 volte maggiore nei pazienti con LES rispetto alla popolazione generale a causa delle comorbidità. E questo è particolarmente importante, questa differenza in mortalità, soprattutto nelle classi di pazienti più giovani, perché naturalmente la popolazione di riferimento deve avere una mortalità molto bassa. Le comorbidità sono in parte legate alla patologia, ma questo è un aspetto che vorrei sottolineare, in parte anche legate alle terapie utilizzate, in particolare la terapia corticosteroidea, per cui è in corso ed è auspicabile che continuerà uno sforzo per cercare terapie alternative agli steroidi che sono molto efficaci, ma purtroppo gravati da molti effetti collaterali. Quindi queste comorbidità sono caratterizzate da un aumento dell'incidenza di infezioni, da un aumento del rischio cardiovascolare e anche da un aumento dell'incidenza di neoplasie. Per focalizzare un attimo l'attenzione sul rischio cardiovascolare, vi segnalo questa
revisione sistematica meta-analisi che è stata pubblicata nel 2013 e che ha identificato nettamente un aumento del rischio cardiovascolare, ad esempio il rischio di infarto miocardico è aumentato nei lavori che sono stati analizzati da 2 a 10 volte. Quindi abbiamo fattori di rischio cardiovascolare tradizionali che possono colpire i pazienti con lupus e che vanno possibilmente corretti, ma ci sono anche fattori legati alla malattia, come una persistente attività di malattia, la presenza della nefrite lupica che determinando un danno renale, determina anche un aumento del rischio cardiovascolare, come succede nella stragrande maggioranza dei pazienti con malattia renale cronica, la presenza di anticorpi antifosfolipidi e naturalmente, come accennavo prima, la terapia con glucocorticoide. Giungo alle conclusioni, che sono, diciamo, anche un riassunto di quanto vi ho comunicato. Il LES è una patologia autoimmune che interessa principalmente le donne in età fertile, può avere un esordio acuto o anche insidioso, ha un andamento remittente recidivante ed è caratterizzato dalla deposizione di monocomplessi, ma nel tempo si evolve verso una condizione di malattia cronica attiva, ha un decorso vario e spesso imprevedibile, è difficile identificare un quadro tipico, quindi ogni paziente può essere spesso un paziente che va diciamo affrontato in maniera individuale, può interessare praticamente ogni organo e apparato e colpisce più comunemente la cute, le articolazioni, i reni e le membrane sierose. Le riattivazioni di malattia di LES, soprattutto quelle di nefrite, rappresentano un fattore prognostico negativo. Con l'introduzione della terapia immunosoppressiva la prognosi è radicalmente migliorata e va ricordato che è importante prestare attenzione ai fattori di rischio per malattia cardiovascolare che ha un'incidenza maggiore nei pazienti di LES. Vi ringrazio per l'attenzione.